Buongiorno a tutti, è una bella occasione per scrivere un altro capitolo della storia della città, perché questo è il compito della toponomastica. Queste targhe, questi nomi, queste date sono in realtà dei segnalatori. Chi vuole approfondire, chi vuole scoprire, trova il modo attraverso queste piccole finestre di scoprire delle storie della città, le sue trame, i suoi personaggi. Oggi noi celebriamo questo connubio tra la scienza del mare, il mare che è il grande spazio pubblico di Napoli a tutti gli effetti, e ovviamente i pionieri del cinema, e attraverso la figura di un inventore, di uno scienziato, come usava allora nell'Ottocento. Le distinzioni non erano così nette come lo sono oggi, ed è importante appunto raccontare una radice sia, diciamo, della esperienza poi dell'industria del cinema, che a Napoli, come diceva la Presidente della Film Commission, ha avuto una sua storia e continua ad averla attraverso anche questo festival, che è un'iniziativa molto bella. Ma poi naturalmente, insomma, noi siamo la città di Anton Dorn, o meglio, siamo la città dove Anton Dorn ha lavorato, e quindi naturalmente noi abbiamo custodia di questo primato, abbiamo custodia di questa storia. La targa che scopriamo questa mattina è una testimonianza da parte della città, dell'amministrazione cittadina, della commissione toponomastica, che naturalmente ringrazio, perché è la commissione che fa il lavoro e che si prende la briga appunto di decidere, di testimoniare appunto attraverso questa straordinaria forma di memoria che le targhe appunto ci offrono, per chi voglia apprendere e conoscere la storia di Napoli, delle donne e degli uomini che la abitano. Grazie.